monumento è il frutto del lavoro e dell'impegno di tutto il quartiere. Io credo che un gesto così sia assolutamente unico perché partecipa e quindi è guardabile ai più grandi gesti artistici. Quindi io ringrazio ufficialmente il quartiere per questo momento che ci consente di avere questa giornata. Credo che il ricordo sia la ragione fondamentale per andare avanti, soprattutto per chi oggi ha un ruolo istituzionale, soprattutto per chi oggi assume in questa città un ruolo di guida, ma credo che sia importante soprattutto per quei bambini e per tutte quelle mamme che spesso hanno il pensiero rivolto lì verso i loro cari. Credo che oggi sia una giornata importante, credo che questo sia un quartiere che ancora una volta porta avanti sani principi e che si rende protagonista. Credo che sia questo lo spirito che deve contraddistinguere questa comunità. Salve a tutti. Io mi ritrovavo un giorno, stavo facendo una colonia estiva per bambini, al che tra i tanti bambini mi ritrovai Francesco, il quale mi disse: Anna, sai, io non ho più il papà. Io dissi: Francesco, purtroppo Gioia, alle volte ci sono cose nella vita che non si possono spiegare, però io ancora oggi non mi spiego il perché non ho il papà, perché mio papà è andato in guerra, anzi è andato in pace, a portare la pace, e io non riesco a capire il perché si possa morire per la pace. Mio papà è andato ad aiutare i bimbi che si ritrovavano lì, mio papà è andato a costruire ospedali, ma perché Anna? Credetemi, mi sono trovata in difficoltà perché non sono riuscita a dargli una risposta, è come quando mio figlio mi dice: mamma, ma perché il cielo è blu? E allora lì ho detto, ho guardato Francesco e ho detto: Francesco, il papà è un eroe, da grande lo capirai. Oggi si sono dette tantissime parole, tutte bellissime, sicuramente che non sono dette soltanto perché oggi è un momento di commemorazione simbolica, ma perché ci crediamo, perché le sentiamo, perché siamo vicini a tutte queste donne, a tutti questi figli, a tutte queste mamme che innaturalmente hanno sepolto i loro figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Benedici questo monumento dedicato alla memoria di coloro che hanno offerto la vita per i bisognosi, per la pace. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie, Padre.